Le tomaselle sono un'altra ricetta tipica genovese, anche un modo per riciclare gli avanzi della carne, come per esempio dell'arrosto. Iniziamo ad assottigliare bene le fettine di vitello. Mettiamo i funghi secchi a bagno in acqua tiepida. La mollica di pane raffermo a bagno nel latte. Prepariamo un trito di aglio e prezzemolo. Lo aggiungiamo alla carne macinata. Aggiungiamo anche il pane strizzato. Aggiungiamo anche il parmigiano. Le uova. Mettiamo anche qualche fogliolina di maggiorana fresca. Strizziamo anche i funghi, conservate il liquido che può servire. Li tritiamo. Ne mettiamo metà dentro al ripieno e metà li teniamo per il sugo. Sale, un po' di pepe. E adesso mescoliamo con le mani. Eccolo pronto per riempire le nostre tomaselle. Mettiamo un po' di ripieno al centro. Chiudiamo la parte così e arrotoliamo. E chiudiamo con gli stecchini. Io li chiudo in questo modo. Pronte per la cottura. Rosoliamo bene da tutti i lati le nostre tomaselle. Attenzione a non bucarle, hai usato una pinza per girarle. Quando sono ben sigillate, sfumiamo con il vino bianco. E lasciamo evaporare. E adesso aggiungiamo gli ingredienti del sugo, un trito di sedano, carote e cipolla, i funghi secchi, il pomodoro, un po' di concentrato di pomodoro, sale e diluiamo con il brodo se necessario. Insaporiamo qualche minuto la carne con i sapori, poi uniamo il pomodoro. Aggiungiamo anche un po' di concentrato. Aggiustiamo di sale. Passiamo il fuoco, lasciamo cuocere mezz'ora rigirando le nostre tomaselle di tanto in tanto e se il sugo si asciuga troppo, aggiungiamo un po' di brodo. Le nostre tomaselle con il loro sugo sono pronte. Guardate che meraviglia. Spegniamo il fuoco, aggiungiamo un po' di prezzemolo. L'abilità dei genovesi è sempre stata quella di utilizzare i ripieni per partire da poca materia prima e trasformarla in un grandissimo volume e spesso in piatti davvero prelibati. Addirittura in questo caso abbiamo un secondo piatto e un primo perché con il sugo ci si può condire la pasta. Allora, vi è piaciuta questa ricetta delle tomaselle genovesi? Provatele anche voi e fatemi sapere.